Spinetti. Mi dispiace, devo andare. Ah, buongiorno. I miei omaggi distanziati. Ciao, giro. Ciao. Vai, vai, prima, giro ciao. Delle sedie. Prego, okay. Prego, non ti preoccupare di avanzare anche se io ti seguo. Grazie, grazie. Il mio posto è là. Il mio posto è là. Mi dispiace, devo andare. No. Una canzone che parla di tradimento. Sì, il successo di quel brano fu dovuto un po' a questo, no? Mm. Poi parliamo del 71 e in un brano, in una canzone, che si parlasse di tradimento in quel modo, però devo dire che il protagonista poi si pente. Certo. Torna al suo amore. E questo devo dire che vabbè, insomma, in parte no, lo perdoniamo. Certo. Perché tutti possiamo cadere, tutti possiamo inciampare, però l'importante è... A te avere è capitato? Di fare che cosa? Di tradire? No, magari sì, col pensiero sì, niente di più. Va bene. I Pooh, una leggenda vera della musica italiana, vediamoli subito, dai, le canzoni. Magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo. Eh sì, ognuno di noi ha un pezzetto legato a voi. Questa cosa ne sei consapevole? Ti fa piacere? Ti dà un po' d'ansia? Certo che fa piacere, anche perché la musica ha innanzitutto questa funzione, no? Di entrare nei nostri cuori e poi ci lega comunque a dei momenti della nostra vita. E mediamente tutto ciò che ci lega di esperienze di vita, che ci lega alla musica, sono tutte comunque cose, momenti belli. È difficile. Sì, beh, che anche ci sia. Momenti tristi, però, cioè, può capitare, insomma, a me è capitato che una situazione di sofferenza, di dolore, pene d'amore. Allora stai lì, metti la musica più triste del mondo, così affondi nella tua disperazione. Certo. Lì diventa terapeutica, perché in effetti la musica è anche questo. Di tutte le canzoni, qual è quella che senti più nel cuore? Delle tue canzoni, canzoni dei Pooh? Se dovessi sceglierne una, capisco come scegliere tra i figli. Fortunatamente sono diverse per tanti motivi. Prima abbiamo sentito Uomini Soli, che ha permesso ai Pooh di vincere Sanremo dopo 24 anni. Questo sicuramente per il significato che ha, per quello che ha regalato alla nostra storia. Vincere Sanremo è sempre qualcosa di, per chiunque. Qualsiasi musicista certo. Italiano ha sognato almeno una volta di fare Sanremo e vincerlo. Certo. E noi l'abbiamo fatto la prima volta, l'abbiamo vinto. Devo dire che questa emozione non va mai via, poi, perché è talmente poi grande. Quel dio delle città, no, è comunque una frase, cioè, talmente tanto pathos che quindi... Ma devo dire che ogni tanto quando passeggio e incontro magari delle famiglie, no? Che sono figli, bambini, e
c'è sempre qualcuno che dice: mamma, hai visto Dio delle città? Sei tu! Hai capito? No, non adesso esageriamo, mi sono limitato solo a cantarlo. Senti, mi diceva Roberta adesso mentre sentiva le canzoni, che è successo, sì. Roberta? A proposito di amore. Ti ricordi che ho portato mia mamma a un vostro concerto a Napoli? No, no. E poi siamo andati anche a cena. Poi siamo andati a cena e mia mamma si è un po' innamorata di Stefano Dorazio. Però non lo possiamo dire. Adesso la mamma ti chiamerà adesso appena finito. Perché racconti queste cose? Mi ricordo benissimo di quella serata. A Napoli. Bellissima. Sì. Robby, sei peraltro in libreria, poi ne parliamo, con questo Katie per sempre. Katie, la piccola Katie che tutti ricordiamo, ma c'è una cosa a proposito di amore che io, quando ho aperto il libro, che è un romanzo, che invito tutti a leggere perché abbiamo bisogno di sognare con la musica, ma anche con la parola, ho aperto il libro e ho visto che c'è una dedica meravigliosa a tua moglie Giovanna, con la quale state insieme da quanti anni? Siamo insieme da 34 anni. 34 anni. Sì, veramente tanto tempo. Ma questo per merito suo, perché è una donna veramente straordinaria. Ed è la mia fortuna. E continua a essere la mia fortuna. E devo dire che per certi aspetti, ora che è più tempo a disposizione, perché con i Pooh eravamo comunque sempre certo, o in tournée o sempre occupati. Te la questo, godi di più Giovanna adesso? Beh sì, la famiglia, poi abbiamo 5 figlie, 6 nipoti, ho veramente molto da fare, una famiglia molto bella, importante, e devo dire che sono fortunatissimo anche per questo, perché stanno innanzitutto tutti bene. E questo credo che sia la più grande fortuna. Questo periodo più che ogni altra volta. E allora, parlando di Giovanna, io per quello che lei ha fatto per me. Cosa ha fatto per te? Me, innanzitutto, ha avuto tanta comprensione, perché vivere accanto a un musicista non è assolutamente facile. Lei ha avuto tanta comprensione, tanto amore, è innamorata sì dell'artista. Ma innanzitutto è innamorata dell'uomo, e questo devo dire che gli fa molto onore. È una cosa che mi piace, sempre piaciuto. Cioè ti senti accolto in tutto quello che sei, anche nei tuoi difetti? Beh sì, sì, io di difetti ne ho veramente tantissimi. E lei, come si dice, no? Chi ama, ama e basta. E lei è veramente così. Allora non potevo, cioè il minimo che potessi fare di dedicare questo romanzo, che è il primo e non so se sarà l'ultimo, lo deciderai il tempo. Dai, leggimi una frase, perché è quello che vorremmo sentirci dire tutte, dai. No, io vuoi farmi emozionare. Questo libro è dedicato a mia moglie, che con me è dovuta essere comprensiva e paziente in misure sconosciute a chi non vive accanto a un musicista. Come tutte le persone che sanno amare veramente, lei ha saputo darmi equilibrio sempre in ogni situazione, e l'equilibrio è senz'altro la cosa più importante. Per chi vive anni senza fiato, come quelli che ho vissuto io, punto. Dunque, per tutto ciò e non soltanto, questo libro è per te, Giovanna. Cosa ti ha detto Giovanna quando l'ha letta? Beh, si è commossa anche lei, certo, anche perché non se l'aspettava. Ma come si fa a far durare un amore per più di 30 anni? Io credo che una delle cose più importanti sono le regole. Una coppia deve crescere insieme, per cui la condivisione e stabilire delle regole a difesa della coppia, questo può essere una cosa importante. È singolare all'amore, qual è una regola, ad esempio, che voi avete stabilito? Ad esempio stabilire che almeno una volta alla settimana si esce, ad esempio, a cena solo io e lei. Questo è una delle tante cose che poi scopri, e quando esce a cena, che parli di cose che se non fossi andata a cena non l'avresti affrontato, non l'avresti parlato. E serve, come dicevo appunto prima, di condividere e di crescere insieme. Perché qual è il problema delle coppie? Che quando due si conoscono,
Poi io sono convinto che secondo me in quel momento della loro vita, per come sono, alla loro, grazie alla loro sensibilità, a quella famosa combinazione chimica che è lì, in quel momento, perché si è così, un anno prima o un anno dopo, io credo che non sarebbe la stessa cosa. E allora se non si dà la possibilità di crescere insieme, significa che magari una mattina ci si sveglia e uno dice ma chi ho accanto? Perché poi, no, una delle ragioni... Una dei motivi, certo, se non si continua a condividere... E allora la condivisione è sicuramente... La complicità... Esatto. Un augurio a tutti allora, condivisione, complicità e qualche regola per far funzionare il rapporto. Piccola Katie. Piccola Katie, stanotte hai capito che carezzandoti ti hanno tradito e alle tue mani ha negato calore che si conquista in un'ora d'amore e in questo mattino di grigia foschia di colpa hai deciso di andartene via. Il libro trae ispirazione proprio da qui, però vorrei che tu mi facessi un po' di racconto di quei primi anni nei quali ti sei incontrato con i Pooh, che si chiamavano, poi peraltro avevano dei nomi diversi, si chiamavano i Monelli, i Pier Filippi, i Lego Penne, quello prima ancora. Quello erano le band che in qualche modo io ho attraversato prima di conoscere i Pooh. L'ultima band che sono Pier Filippi e Lego Penne, che mi hanno poi permesso di conoscere i Pooh in questo locale di Bologna che si chiamava Lo Sporting, verso aprile, marzo-aprile del 66. Loro erano appena nati come band ed erano lì e facevano l'attrazione. Alla fine della serata si avvicinarono tre di loro e mi chiesero ma vorresti entrare nei Pooh, perché il nostro tastierista, che è un tastierista peraltro inglese, che si chiamava Bob Gillon, e io ho capito, ecco, il famoso treno, no, che passa, credo una volta nella vita se passa. Vi ho capito che quella era l'occasione buona, e dissi chiaramente di sì, e da lì iniziò la... Quando hai capito, perché ti piacevano loro? Cosa ti ha colpito di questi ragazzi e perché cosa loro... Hanno trovato in te? Cioè, come vi siete... Ma diciamo che poi ho conosciuto chiaramente subito dopo Valerio Negrini, che fu il nostro poeta, che ha scritto le pagine e i successi più importanti dei Pooh, anche con Stefano D'Orazio. E ci siamo conosciuti e lui mi disse senti Rob, io amo scrivere i testi. E io rispondo, guarda, io scrivo musica. E credo che quello fu la cosa più importante artisticamente. Perché? Perché le band dell'epoca facevano le cover. Noi invece abbiamo imposto da subito la nostra musica, la nostra, le vostre parole, modo la vostra di intendere. Musica. Questo credo che sia stato veramente la cosa importante. Sì. E quindi avete cominciato a girare con un furgoncino, il nome Pooh mi sembra di capire viene da Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, sì. Sì, grazie a questa segretaria americana che ci suggerì appunto il nome Pooh, che in Italia all'epoca non si conosceva assolutamente questo. Che emana subito un'idea di tenerezza, no? Sì, insomma anche perché all'epoca le band, cioè i camaleonti, i bisonti, tutti animali, no? Pure un po' ingombranti. Sì, anche ingombranti. Esatto. Poi questo, vabbè, comunque Pooh, impronunciabile all'inizio, perché vabbè, questo nome l'hanno pronunciato soprattutto i primi anni, i Pooh, minimo erano i Pooh. E poi però insomma nel tempo e devo dire che anche questo nome non ha invecchiato, poi questo nostro logo certo, è diventato indimenticabile, importante. Sì. Massimiliano e Simone, avete una domanda da fare? Guarda, una curiosità? Raccontare, conosco benissimo la storia e la cosa che mi fa piacere è che oltre all'aspetto della musica le persone grandi sono sempre così grandi quando hanno tante passioni e noi ce l'abbiamo due in comune perché lui è un grandissimo esperto di vini
e ha tantissime bottiglie di rosso, tra l'altro oltre 2005 se non sbaglio. Sai che tutto. E certo. e tra l'altro poi ci siamo incontrati qualche volta, però lui ogni mattina più o meno alle 7 va a correre e si tiene bene, poi ma vabbè. Sei un biografo di Facchinetti. No, vabbè, conosco bene il figlio, vabbè, la cosa insieme. Insomma, è importante. Però questa passione per i vini è dovuta un po' al mio lavoro, no? Che sai, quando sei a tavola, no? Bevi questo perché è buono, bicchieri di vino fa bene. E poi piano piano ho imparato a capire che un buon bicchiere di vino a tavola, anche se mangi semplicemente uno spaghetto o un'insalata, cambia la qualità dello stare a tavola. Anche qui è importante avere delle regole, quindi. Simone? Io devo dire che ho scoperto tardissimo che Pooh erano italiani. Io ero convinto che erano, perché da bambino, vedi? Perché da bambino io non amavo moltissimo il rock, però capivo che per stare in mezzo agli altri che si ascoltavano, già a 9 anni ascoltavano i Queen, io dicevo cosa, ma baravo mestamente, certo. Cioè io ascolto i Doors, i Stones, i Pooh, tutti gli artisti poi, ma guarda che, certo, che busso. No, io volevo chiedere invece che cosa ascoltavi, quali erano i tuoi idoli musicali negli anni 50-60, quando certo. Incominciavi a formarti? Ma diciamo che i miei punti di riferimento sono le band, soprattutto le band nate a cavallo fra gli anni 50 e 60, diciamo gli anni 60 dai Beatles in poi. I Rolling, i Pink Floyd, i Queen, le Zeppelin, tutte queste band, va detto perché non lo dicono mai, hanno consegnato loro le matrici della nuova musica pop, proprio le band, per cui noi abbiamo, insomma, i Queen, io poi abbiamo avuto la fortuna di conoscerli e di vederli anche dal vivo. Yes, comunque posso dire, c'è anche qualche richiamo nella musica vostra degli anni 80, qualcosa di Yes, sì, perché in qualche modo ci siamo lasciati influenzare, no? Poi il bello della musica è anche proprio questo, che essendo un linguaggio universale tutti comunicano con tutti e quindi è uno scambio continuo, no? L'arte, la musica, l'arte va sempre bene, è un modo per crescere, ci si contamina. Esatto. Quando è che avete capito che quel furgoncino che vi portava in giro per l'Italia vi avrebbe portato al successo? Quando è che avete capito che era arrivato il vostro momento? Beh, noi l'abbiamo assaporato con Piccola Chetti, che fu un successo. Poi però un paio d'anni ed era finito tutto. Per cui aspettavamo veramente il grande, grande successo popolare. Io credo che fu grazie a un incontro di Giancarlo Lucariello, che fu il nostro primo e unico produttore. Fu importante perché lui ha capito quale musica potevamo fare, quale poteva essere per noi la direzione giusta. Anche nei miei confronti come compositore, che io facevo un po' di tutto, però non avevo capito esattamente quale fosse quelle cose vere, quelle le più importanti. Ha tirato fuori il meglio di te, in qualche modo. Bravissimo, grazie a lui. E poi, quando arrivò Tanta Voglia di Lei, ed è fortunatamente arrivato al primo posto, ecco lì abbiamo avuto per la prima volta la vera consapevolezza del successo, perché fu un successo incredibile, oltre 1,5 milioni di copie vendute. Qui di essere arrivati al grande pubblico. E che sensazione hai provato? Qual era la sensazione? Eri più inebriato, trovavamo, più felice? Più... Io e Riccardo Fogli a casa mia, c'era i Parade, e la settimana precedente eravamo all'ottavo posto. E, se ben ricordi, non so chi ha vissuto questo i Parade, poi partivano da 10, l'ottavo, settimo, poi si vedeva che noi... E pensavamo assolutamente di essere usciti, no? Certo. Poi il quinto, quarto, l'Olimpo, terzo, secondo, poi il primo posto, partì l'introduzione dei Piccoli Chetti e girammo per casa per mezz'ora urlando e saltando, perché era veramente incontenibile. Dobbiamo anche considerare il fatto che noi questo momento l'abbiamo sognato per 7 anni, perché da 66 al 71, per cui furono veramente 6 anni,
sei anni di sogno, no? Di sperare di riuscire e a far successo. E poi hai avuto anche un'altra grande soddisfazione che ci riporta a un altro Sanremo 2007. Vabbè. Beh, questo... Noi che corriamo, poi ci perdiamo, nei sogni spesso ci ritroviamo. Noi che viviamo di musica, ma l'impresa più speciale è di vivere normale, normale, normale. Beh, con Francesco, beh, tuo figlio, cioè si vede una grande complicità. Beh, che sì, questo per la fine ha poi deciso di fare questo Sanremo con lui, proprio per il piacere di condividere, è una cosa forte, perché Sanremo comunque è una cosa, vivere Sanremo è una botta enorme. E l'ho fatto proprio con questo spirito e mi sono divertito come un matto. E, prima di entrare in scena cosa vi siete detti? Beh, ma niente, lui, ma poi lui l'ha messo in Francia, le botte sulla spalla, io che no, ero agitatissimo comunque. Sì? Perché, beh, sì, più perché agitato per te o per tuo figlio? Per mio figlio, no, anche per me, perché quel palco ha... Non si sa perché, ma per tutti ma è, certo, è qualcosa e di. E poi vabbè, hai cinque figli, poi c'è anche Alessandra che è una stilista di grande successo, insomma, sei un padre fortunato. Come fai a tenere insieme questa famiglia veramente allargata? Beh, quello lo dico sempre, è il mio più grande successo, credimi. Perché una famiglia allargata con cinque figli di tre madri diverse non è semplice, non è assolutamente semplice, però devo dire che ho lavorato e ho fatto sì che si sentissero comunque fratelli, perché sono fratelli, non c'è un'altra definizione. Rivalità, quindi. E la cosa bellissima è che adesso loro ben hanno, sono assolutamente autosufficienti, hanno il loro lavoro, uno Roberto lavora con Franci. E, vabbè, e Alessandra una stilista, Valentina invece fa comunicazione, e però vanno in vacanza insieme, escono insieme, e questo per me è la più bella cosa. Ho capito, veramente, che sono una persona molto armonica, l'ho capito da come hai iniziato a parlare armonica, proprio che hai voglia. No, poi sei... io sono nato in una famiglia, mio nonno aveva sette figli con non so quanti nipoti, e amo le tavolate, amo la grande famiglia. Io sono il primo dei cinque figli e casa mia, dei miei genitori, era veramente un porto di mare, certo, dove era aperta sempre a tutti, e chi arrivava alle 11:30 si sedeva e quindi e l'hai riproposta, cioè, con le altre famiglie. Allora, prima di andare allo specchio, così approfondiamo anche la famiglia, Katie per sempre, perché hai deciso di scrivere un romanzo? Ma e chi è da... Katie? Esatto. Tutte allora, noi. E era da parecchi anni che volevo parlare di musica, o meglio ancora, dell'importanza della musica nella nostra vita, un po' come quello che dicevamo prima. E, però mi sembrava un po' presuntuoso, no? Che facevo un libro. Ero alla ricerca di un complice, di un input. E all'ultimo concerto dei Pooh, nel 30 dicembre 2016, scesi dal palco, andai in camerino ed ero veramente distrutto, svuotato, commosso, comunque un'ultima volta su quel palco, fu veramente molto molto dura. Accesi il telefono e fra tanti messaggi c'era un messaggio che diceva: ciao Roby, stasera è tutto finito, la vostra storia è finita, ma anche la mia storia con voi. E tu lo sai, ti ho raccontato pochi incontri che abbiamo avuto, un po' della mia vita, chissà se un giorno racconterai la mia vita in un libro, ti ricordi di me? E si firma Katie. E certo che mi ricordo, perché mi colpì molto, perché la prima volta che la conobbi mi disse, mi confidò,
che lei si chiamava Ketty, anche se in effetti il suo nome era un altro, perché scoprì questo brano quando aveva 16 anni e da lì la musica dei Pooh non l'ha mai abbandonata, ha avuto una vita particolare, coraggiosa, straordinaria, in alcuni tratti bella, altri momenti meno belli, addirittura in altri momenti anche tragici. È una donna che ha attraversato gli anni 70 e 80, gli anni della crescita. Quindi questa è la storia di un... Il romanzo racconta la storia di Ketty, di questa donna straordinaria, che la nostra vita, la nostra musica l'ha sempre salvata. Ketty, un giorno presentacela, portala qui oggi. Vabbè, un altro io non so giorno. Che fine abbia fatto, perché il finale comunque, è tutto Ketty, da leggere. Se ci sei, se ci segui, sappi che questo libro è per te. Non gliel'hai detto, va non bene, avete avuto più contatto. Va bene, perché no. E poi c'è la tua Bergamo, qualcosa che voglio far vedere perché ne sono fiera che tu l'abbia fatta, soprattutto in questi giorni in cui si torna a parlare di aumento dei contagi, e qui c'è una canzone meravigliosa che tu hai composto per la tua terra. Siamo nati per combattere la sorte, ma ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni questo è un brano che è nato in un momento forse fra i più difficili per la nostra città, inconsapevolmente, e perché per non te, volevo. Per te che momento è stato? Beh, momento più doloroso per tutti, dopo che mi ha vista quella fotografia di quei carri, quello fu veramente devastante. E chiesi aiuto alla musica, come sempre. Perché mi ha sempre salvato e ti ha salvato andai anche nel mio questa volta, studio sì. A suonare, perché volevo suonare, ascoltare musica, e inconsapevolmente è nata questa melodia, questo brano, forse perché io per primo sentivo il bisogno, certo, dentro, di risorgere, di ascoltare, esatto. E anche forse di rinascere in qualche modo. Esatto, chiamai Stefano D'Orazio, che in poche ore scrisse questa magnifica testo, questa magnifica poesia. E poi in poche ore, ogni volta che vedo fra l'altro questo video con questi medici, certo, che ho chiesto loro di fare questa fotografia in una situazione veramente devastante, pensavo che non l'avessero fatta. Invece devo dire che hanno capito lo spirito, perché tutto quello che sta maturando, che è maturato grazie a questo brano, andrà al nostro ospedale. Chiaro. Giovanni XXIII. E hanno capito lo spirito e hanno trovato comunque un grandissimo ospedale Giovanni XXIII, l'ospedale degli Alpini costruito a Bergamo, diciamo, esatto, sì, Bergamo è anche uno stato d'animo, no? E mi sembra che tu lo rappresenti, appartiene anche a te. Vieni allo specchio, peraltro. Ci ritiriamo nei nostri appartamenti. Bravissimo, sì, no, adesso. Va bene. Che gentiluomo, però, vedi, Robby, mi manda avanti a me perché non gli va di darmi le spalle. Queste piccole cose una signora le nota. No, dicevo Bergamo, poi in questi giorni nei quali appunto sappiamo la Lombardia, insomma, di nuovo tanti contagi, la gente ricomincia a dubitare del virus o le comportamenti. Sappiamo esattamente, quindi dobbiamo ricordarcelo e stare sempre tanto, tanto attenti. Allora, qua c'è per prima cosa una tua foto. Infatti, adesso non si è visto, mia madre mi mise la molletta perché avevo i capelli... Avevi una faccetta abbastanza impunita, frizzante, no? Eri un bambino insomma, sveglio. Mi combinavo di guaglia. Si capiva la faccia, sì, allora, come combinavi? Ma tantissimo, di tutto, di ogni. Poi mi piaceva ad esempio salire sui tetti, non mi chiedere perché io volevo vedere, guardare l'orizzonte, per cui salivo sul tetto di casa mia. Ti abbiamo messo sulla porta, dalla
porta visioni proprio per questo. Salivi sul tetto, ma non rischiavi di cadere però. Per guardare l'orizzonte. Immagino anche perché madre. Mi dicevano che quando c'erano le belle giornate, da Bergamo si potevano vedere le cuglie del Duomo di Milano. Perché io non le ho mai viste, però anche per questa cosa qui. Però salivo sulle piante, sono caduto anche dal tetto una volta con la neve, perché sono salito anche con... Insomma, ero veramente una preoccupazione più grande di mia madre. E vabbè, insomma, ero un bambino vivace, diciamo così. E ti chiamavi Camillo, peraltro. Mi chiamavo, sì, perché il mio vero nome è Camillo. È Camillo. E un tuo grande amico, Riccardo Fogli. I Pooh ti chiamarono? Sì, mi chiamò Roby Facchinetti. Da fratellone, quale è? Mi disse, sono felice, fratellone, da domani fatti pagare di più. Uomo pratico! Fratellone, grazie, fratellone! Beh, lui e Riccardo abbiamo sempre avuto un rapporto molto molto speciale. Perché? Perché io e lui abbiamo condiviso, soprattutto i primi 5 anni, quelli del grande sogno, certo. No? E con lui veramente condiviso anche le... E quando uscì dal gruppo? Beh, fu molto dura, perché pensavo proprio che non... che fosse finita, anche perché lui era comunque il cantante principale, era il frontman, era comunque Riccardo Fogli. E non si pensava assolutamente di andare avanti addirittura. E invece poi, vabbè, chiaramente, giustamente abbiamo reagito. Poi abbiamo avuto la fortuna, insomma, di trovare un nuovo bassista, appunto Red Canzia, e da lì abbiamo avuto comunque un percorso importante. Mai abbattersi. Mai, comunque. Ezio, un altro tuo grande amico che mi fa piacere ricordare insieme a te. C'è un altro, un compositore importante di quel periodo, che è Anton von Weber, e dice Beethoven è maturo per il manicomio. Immaginate quanto le cose che le vere rivoluzioni, quelle più profonde, possono disturbare invece il piattume. Per quanto siano persone meravigliose, però la paura, no, che non fa muovere, e invece lui deve muoversi. Il muoversi che è la radice della parola emozione. L'emozione deve muovere. Chi era Ezio Basso? Beh, insomma, è un musicista incredibile. Lui era musica, la musica era lui. E quando parlavo con lui... ti incantava, perché riusciva a parlarti di musica e a conoscere gli autori. L'ho visto in quella serata lì dirigere Beethoven di Rai 3, molto senza partiture. Programma di Rai 3 molto fortunato. Bellissimo. E poi c'è anche questo elemento, ce l'hai anche tu in questo programma, no? In cui la musica è musica, non esiste musica alta e musica bassa. Cioè la musica è la musica, se ti dà emozioni, è sempre alta. Quello è. E non ha bandiere, non ha confini. Tutta la musica può essere bella, certo. Anche la musica. Nessuno si paragona alla gioia di Beethoven, ovviamente. Però tu ascolti musica classica anche, ti capita? Beh, io sono cresciuto, mia madre, devo dire che ascoltava musica classica, tutto operistica e sinfonica tutto il giorno, 28 ore al giorno. Magari ti voleva tenore, forse sì, era una voce da barito. Magari più. Sì, però diciamo che nel suo cuoricino sperava che io in qualche modo mi avvicinassi alla musica. Mi sono avvicinato alla musica a 6-7 anni, con la fisarmonica, poi col pianoforte, certo. E poi ho avuto il nonno che era comunque un musicista, dirigeva un coro sinfonico, però scrisse anche una musica cantata, ecclesiastica. E io credo che il DNA l'ho avuto dal nonno materno, sicuramente. Come si chiamava il nonno? Abramo. Nonno Abramo. Noi abbiamo avuto due nonni, Abramo, e l'altro Mosè. E mio fratello ha preso il nome Noè, cioè per cui siamo molto biblici. Responsabilità. Sì, meno male che tu eri Camillo. Importanti. E tu perché hai scelto Roby e non Camillo? Perché io, essendo nato a Bergamo,
e il Bergamo ha un suono, il bergamasco parla e se no all'uno Camillo! E io mi spaventavo ogni volta, non mi piaceva questo suono. E poi amavo Roberto. E andate a mia madre e gli disse, guarda, mi spiegò perché mi aveva chiamato Camillo. Mi disse, no, da oggi vorrei chiamarmi Roberto. Non ce l'ho fatta con la famiglia, chiaramente, perché tutt'oggi i miei fratelli mi chiamano Camillo, i parenti pure. Camillo! Però quando, com'è Camillo? Camillo! Quando ho cominciato a fare questo mestiere, invece Roberto e poi Roby. Anche perché pensando alle tastiere, Camillo non funziona. Lo capisci anche tu, non poteva assolutamente funzionare. Meglio Roby. Grande Roby Facchinetti, che bello averti ospitato. Torna a trovarci, peraltro sabato sera sarà in onda con la canzone dedicata a Bergamo, proprio in una serata di Rai 1, in seconda serata al Franco Belisario, dedicato a alle donne manager, che noi siamo felici di festeggiare insieme a te. Grazie infinite, ricordati per sempre. Grazie romanzo, a voi. C'è anche grazie un CD e ci fa piacere sempre poterlo, insomma, leggete e moltiplicate, vi dico io, perché grazie. Fa bene alla salute, fa bene alla testa.